Grazie, grazie. Grazie. Che piacere vedervi così numerosi. Abbiamo l'onore di avere qui con noi uno scrittore poliedrico, un giornalista eccellente, questi gli aggettivi li mi prendo io la responsabilità, un autore teatrale che da forse ancora prima, cioè, la tua carriera da tempo comincia come autore teatrale. Noi intanto ci accomodiamo. Vai. Ma reduce da un premio che hai ricevuto proprio ieri. Ieri, sì, ero, dov'ero? Neanche me lo ricordo. Sì, ero a Mantova. A Mantova, ero, no, scusate, sì, al Festival della Letteratura. Sì, al Festival della Letteratura mi hanno dato un bel premio sulla mia attività di giornalista e anche teatrale, sì. Molto bello. Grazie. Ma infatti noi vogliamo condividere una delle motivazioni del riconoscimento che tu hai avuto come personalità della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. Cito testualmente: il suo impegno nel promuovere la divulgazione giornalistica e culturale attraverso uno stile che ben coniuga i tradizionali mezzi comunicativi al linguaggio dei social. Però a questo punto ti chiedo, in questi ultimi anni abbiamo sempre più assistito ad un cambio del linguaggio condizionato anche dalla velocità e diciamo che sempre più è diventato nevrotico, incomprensibile. Io penso che i social abbiano contribuito ad amplificare questo processo. È verissimo, è vero e ne sono la prova, visto che sui social ci sto pure troppo, con successo ma anche con una certa rabbia e con un certo dolore quando ti arrivano quei fiumi di insulti, ed è ciclico. Intanto consentitemi ancora un ringraziamento per essere così tanti e per essere venuti, anche perché voi stasera avete sfidato comunque la sorte, ma avete preso di scoprire delle notizie che probabilmente i giornali non davano, i telegiornali non davano. Sono belli perché abbattono le distanze, abbattono la cosiddetta disintermediazione, quindi in qualche modo tu vuoi parlare con Scanzi, con Travaglio, con chi volete voi, gli scrivi e lui automaticamente ti legge. Questo è anche bello, intendiamoci. Se poi addirittura puoi parlare con Vasco, con Zucchero, con Springsteen, meraviglioso, straordinario. Il problema secondo me è duplice per quanto riguarda i social e ripeto, io parlo da persona che deve molto del suo successo ai social, quindi non sputo sul piatto in cui mangio, però ne conosco i difetti. I problemi sono due. Il primo è che, visto che tutti abbiamo accesso ai social e alla rete, siamo convinti che qualsiasi pagina sia uguale all'altra e che quindi in qualche modo la pagina di Repubblica o del Fatto Quotidiano o comunque le pagine in qualche modo nate per dare informazione, a volte giusta, a volte meno giusta, ma comunque pagine di professionisti, siano uguali alla pagina fake news, alla pagina del primo che passa. E quindi una persona che non è smaliziata non sa a chi credere e se fraintende la possibilità di informarsi con la democrazia tout court, cioè tutti valgono allo stesso modo, è un problema. Perché io di Travaglio mi fido anche se a volte non sono d'accordo, di Mieli mi fido anche se a volte non sono d'accordo, del primo fenomeno che veicola delle fake news non mi dovrei fidare, ma se non lo so credo alle sue sciocchezze. E quindi l'eccessiva libertà, se mi consentite l'ossimoro, del social e della rete è estremamente pericolosa. Il secondo problema è legato proprio alla velocità. Io mi rendo conto anche quando faccio dei post un po' più difficili da leggere, un po' più articolati, un po' più profondi, che le persone cominciano a scrivere nei commenti: sì, però dai, troppo lungo. Oppure capisco che ha letto soltanto le prime tre righe, oppure capisco che hanno letto hanno visto soltanto la foto e non hanno letto il resto. Ecco, avverto in qualche modo una maggiore pigrizia mentale e questo è molto preoccupante, anche perché io, che se ne dica, non sono un tifoso, io sono uno che volutamente non è imparziale certe volte, perché secondo me il giornalista deve prendere posizione, bisogna stare molto attenti al concetto di parzialità. I grandi giornalisti non sono mai stati imparziali, erano intellettualmente onesti, ma si sapeva benissimo come la pensassero. Bisogna stare molto attenti al concetto di parzialità, perché spesso equivale a essere cerchiobottisti, è molto pericoloso. Montanelli era uno che si schierava, Enzo Biagi era uno che si schierava, Giorgio Bocca era uno che si schierava, non erano mai imparziali, ma erano intellettualmente onesti. Quindi a me va benissimo schierarmi, ma non sono tifoso.
E allora quando tu leggi nelle notizie, quando leggi nei post, quando leggi nei commenti la semplificazione, tu pensi questo, tu tifi per quello, un po' è perché sono prevenuti, ma un po' è anche perché si ha meno voglia di andare nel dettaglio, si ha meno voglia di essere intellettualmente onesti e riconoscere che in ogni cosa non c'è soltanto il bianco e il nero, ma ci sono tante scanalature di grigio. Ecco, la scanalatura di grigio nei social tende a evaporare perché il social vuole una comunicazione netta, o è così o è cos'ha. Se io scrivo Salvini è brutto, anche senza motivarlo, 80.000 like. Se io scrivo Salvini è brutto, però lì ha avuto ragione, ma lì ha avuto torto, ma lì ha avuto ragione, allora ti rendi conto che è meno impattante il post. Ma io preferisco essere meno impattante, ma in qualche modo più, diciamo così, il mio desiderio è quello di stimolarvi una reazione. Non mi interessa prendere l'applauso. Io spero sempre quando scrivo che quello che ho scritto vi susciti una reazione. Quello secondo me è l'obiettivo che deve avere un giornalista e un intellettuale. Sui social è un po' più complicato. Il tuo grande, la tua grande passione per Giorgio Gaber nasce già con la tua tesi di laurea. E negli spettacoli teatrali, perché io ho visto che uno dei primi spettacoli è stato Gaber, se fosse Gaber, con oltre 150 repliche, ma ora c'è, e pensare che c'era Giorgio Gaber, quindi poi ti chiederei anche di dirci com'è cambiato il tuo modo di raccontare lo straordinario signor G. Ma tu ti soffermi sul passaggio di Giorgio Gaber dalla televisione, nel momento in cui era all'apice del successo, per passare al teatro, e tu dici quando il mondo del teatro guardava un po' con la puzza sotto il naso chi proveniva dal mondo della televisione. In un certo senso tu fai parte sia del mondo del teatro, perché gli spettacoli teatrali sono tantissimi, i tuoi spettacoli scritti e interpretati da te, ho visto quello sulla, sui Pink Floyd, cioè, eroi, eccetera, eccetera, poi ne parleremo se mai, se ti va. Quanto il mondo della televisione è stato linfa per il mondo del teatro e viceversa? Bella domanda con tante sfumature, cerco di risponderti con una discreta velocità così potremo toccare tutti gli argomenti che vorrai e vorrete. Gaber lo racconto perché l'ho amato, lo amo e lo amerò sempre, l'ho scoperto presto quando avevo 17 anni e mio padre mi portò a vederlo, era il 91 e io vedendo Gaber mi resi conto che volevo non diventare come lui perché lui era un colosso e io nessuno. Ma mi piaceva il suo approccio intellettuale, che era un approccio critico, che era l'approccio di una persona che metteva tutto in discussione, che aveva coraggio, che aveva anche il coraggio di prendersi fischi, che non era mai facile, era sempre complicato a Giorgio Gaber. L'ho intervistato, l'ho conosciuto, mi sono laureato su di lui e sui cantautori tutti della prima generazione, quindi De André, Guccini, Battiato e tutti i fenomeni, insomma i primissimi anni 60, quelli che hanno cominciato a scrivere alla fine degli anni 50. Doveva essere il mio correlatore della tesi, purtroppo era già ammalato e nel 2000 non fece in tempo, meglio non fece in tempo, per carità, era ancora vivo, però non se la sentì perché non poteva spostarsi. Però c'è un grande legame. E quando io penso che ormai ho raccontato Gaber 300 volte a teatro, sono molto contento perché ho chiuso molti cerchi. È uno dei tanti sogni che ho potuto realizzare nella mia vita. A raccontarlo a teatro, mi chiedevi quanto sono cambiati i due spettacoli. È cambiato soprattutto, credo e spero, la mia naturalezza o comunque la mia attitudine sul palco. Io ho cominciato a fare teatro la prima volta nel febbraio del 2011, mi ero separato da pochissimo, non scrivevo ancora sul Fatto Quotidiano, non ero un personaggio televisivo, non avevo mai fatto scuole di recitazione, mi chiesero, bontà loro, la Fondazione Gaber racconta Gaber a teatro, io lo feci una volta, il teatro non era assolutamente pieno, però chi c'era gradì. E la Fondazione Gaber mi disse, guarda Andrea che tu sul palco ci sai stare, fossi in te, lo rifarei, e l'abbiamo fatto 150 volte. Adesso è ovvio che ho pulito alcuni aspetti, credo di saper stare meglio sul palco, non ne ho più alcuna paura, mi diverto, recito di più, nel senso positivo spero, cioè sono un po' più attore, no, ma insomma più interprete, che non soltanto divulgatore. Lavoro più per sottrazione, quindi lo spettacolo dura di meno perché credo di sapere cosa va lasciato e cosa no. Però di fatto rimane comunque al centro di tutto Giorgio Gaber, è un'alternanza tra me e Gaber. Immaginate qui
al posto dello schermo c'è una grande foto di Giorgio Gaber che ogni tanto comincia a cantare, comincia a fare i suoi monologhi e fa una sorta di duetto con me. Io lo racconto e lui canta. Ora canzoni e ora monologhi in prosa. Questo è sostanzialmente il mio teatro musicale, anche quando faccio De André, quando faccio Ivan Graziani, quando racconto i Pink Floyd, con la differenza che per i Pink Floyd e per Ivan Graziani ho accanto dei musicisti. E lì è ancora più forte teatralmente perché chiaramente è la musica dal vivo. Nel caso di Gaber mi piaceva che ci fosse lui, perché Gaber è difficile da interpretare. Gaber deve essere Gaber. Teatro e televisione. Nel mio caso è vero che Gaber passò al teatro e fu una follia, perché lui passa al teatro nel 1970 quando era un divo televisivo. C'era un solo canale, come sapete bene, nella Rai, Rai in bianco e nero, molto bella. Gaber era già un intellettuale un po' strano per il mondo della televisione, però faceva una TV nazional popolare, altissima, nobilissima, però faceva quello. Nel momento in cui va a teatro rischia tutto, perché cambia il genere, cambia il contesto, va in un mondo che lo guarda strano, e infatti all'inizio non riempie. Poi nasce un amore reciproco e arrivederci. È stato uno dei più grandi per distacco, Gaber, con Gigi Proietti, con Dario Fo, con Gassman e per fortuna tanti altri. Nel mio caso, lasciando stare la dimensione professionale e qualitativa che è totalmente diversa, perché ripeto, lui è un gigante, io non so nessuno, però nella mia epoca è ovvio invece che vale il contrario. Io non potrei, inutile girarci intorno, non potrei riempire i teatri, quasi sempre, se non avessi la forza televisiva. E questo è un aspetto positivo e negativo su cui io spesso rifletto, lo faccio da sempre, lo faccio con la mia compagna, lo faccio con gli amici, con i miei genitori, a volte rompo anche le scatole perché sembro il classico tipo che si lamenta di avere, non dico tutto, ma molto, e ne sono consapevole, so di essere privilegiato, però perché vi dico che è un'arma a doppio taglio la fama televisiva? È positiva perché grazie alla TV io mi posso anche permettere di fare quelle cose che sono un po' più di nicchia, ma che mi fanno più battere il cuore. Perché è ovvio che io, ovvio, non lo so se è ovvio, ma per me raccontare i Pink Floyd è molto più bello, è molto più emozionante che andare in TV a litigare con questa o quella. Però se io non litigassi con questa o quello e se io non prendessi le mie posizioni, a volte gradite, a volte meno, non avrei il pubblico a teatro. Quindi l'aspetto positivo della televisione è mi ha permesso di entrare in quel mondo. L'aspetto negativo che più invecchio, più soffro, è quello di essere un po' cristallizzato come quello che va in TV dalla Gruber, ma non perché io non ami andare dalla Gruber, anzi non vedo l'ora che fra 3 giorni ricominci, 2, lunedì prossimo 8:30, ci andrò tutte le settimane o giù di lì, sono felicissimo, è l'impegno televisivo penso più sognato da uno che fa il mio lavoro, come andare a Carta Bianca, addirittura avere un programma tutto mio con Luca Sommi e Marco Travaglio, cioè due dei colleghi che più stimo nella mia vita, quindi ripeto, sono fortunato, parecchio, e ricomincerò da lunedì praticamente ogni giorno, o quasi a essere in televisione. Mi piacerebbe in futuro che il pubblico anche televisivo scoprisse che non sono solo quella roba lì, che non sono soltanto quello che parla sempre di Conte, di Draghi. Ecco, mi piacerebbe che la sfaccettatura e la complessità, anche negativa se volete, che io ho a livello lavorativo arrivasse un po' anche al grande pubblico. Io oggi è l'11 settembre e 20 anni fa sicuramente c'è stato un cambiamento epocale, perché forse per la prima volta, non che prima non ci fosse il male, non ci fossero le guerre, non ci fossero le diatribe, le abbiamo lette e le abbiamo studiate, forse però per la prima volta il male ha assunto la forma più becera, quella del terrore, forse per la prima volta abbiamo visto in diretta televisiva, le immagini sono entrate e da quel momento in poi è diventato un quasi quotidiano e, perdonami il termine, normale parlare di attentati, di morte, di kamikaze e via discorrendo. Ti chiedo, ma il linguaggio giornalistico, perché anche in questi giorni, per quello che sta succedendo in Afghanistan, le immagini, forse ancora di più delle parole, le immagini
ci stanno, ci toccano, perché il linguaggio comunque iconico è più impattante, quindi quelle immagini delle donne che sono disposte a lasciare i propri figli pur di garantirgli un futuro migliore, ma il giornalismo sta diventando meno umano, il linguaggio giornalista. È da un po', secondo me, che il giornalismo è diventato meno umano. Mi ricordo proprio Gaber all'inizio degli anni 90 scrisse una canzone che si intitolava C'è un'aria, e a un certo punto raccontava di questo giornalismo che mette i bambini in fila in posa per vederli morire. La dice meglio di come l'ho detta io, ma c'era già quella deriva un po' necrofila che ha il giornalismo. I social l'hanno accentuata, è inutile girarci intorno. Quando uno fa un post sa benissimo quali sono gli argomenti che girano di più. Non c'è bisogno di essere un algoritmo umano per sapere come funziona. Tu vedi quali sono gli argomenti trending topic su Twitter, vedi quali sono i post dei colleghi o degli amici o dei semplici lettori che hanno più like, ci fai un post, ti chiami Scanzi, ti chiami Porro, ti chiami Saviano ed è ovvio che farai dei numeri enormi perché parti da una grande forza. Perché uno c'ha 2 milioni, quell'altro ce n'ha 1 milione, eccetera, eccetera. Quindi quella cosa lì c'è. E io sono fermamente convinto che molti dei miei colleghi hanno parlato così tanto di Afghanistan anche perché, usiamo questa parolaccia, era di moda. Non è che adesso sta meglio in Afghanistan, però se ne parla meno perché c'è anche un elemento di assuefazione. Sì, dai, ne abbiamo già parlato, sì, si è capito, i talebani, le donne stanno male, basta, cambiamo argomento. Proprio perché si torna al discorso iniziale. La nostra asticella dell'indignazione, dell'attenzione dopo un po' scema, ne abbiamo già parlato. Cambiamo pagina, parliamo d'altro. Ma ripeto, in Afghanistan stanno peggio che 10 giorni fa. E vi invito anche a riflettere, e l'avrete già fatto, sulla violenza di quelle immagini. Per noi ormai è diventato normale mettere un... e ci metto anch'io, non è che parlo a voi, sono io il primo a criticarmi. A mettere un like sotto il video di poveri cristi che sono disposti addirittura ad aggrapparsi alle ali di un aereo in volo sapendo benissimo che moriranno. Noi li guardiamo, li vediamo cadere, ah sì, bello, like, magari il like della faccetta che piange e finisce lì. Tutto questo, volendo semplificare perché non possiamo fare delle analisi così ponderate stasera, comincia probabilmente l'11 settembre del 2001. Chi ha buona memoria e qualche anno in più, a dire il vero, si ricorda che già un altro step fu la prima guerra del Golfo. Esatto, vi ricorderete Emilio Fede, Rete 4, la CNN, noi che vedevamo la notte i bombardamenti su Baghdad, Cocciolone che viene rapito, sono tutte prime immagini che noi dicevamo, vabbè, cavolo, sto guardando in diretta, ma quello è veramente un missile? Quella è una bomba veramente? Quello è un palazzo che è esploso? E inizialmente c'era lo stupore, che anche meno male che c'era, perché per noi era quasi sacrilego andare a osservare quelle cose. Non so se vi è capitato, sembra che vada di palo in frasca, ma in realtà c'entra anche quello. L'avete visto qualche mese fa i documentari o anche la serie televisiva che hanno fatto sulla tragedia di Alfredino? Lo ricordate? Ecco, esatto, cioè, sì, i Baustelle che hanno scritto una canzone bellissima, c'è stata una serie televisiva, era il quarantennale se non ricordo male, qualche mese fa. Se voi rivedete non tanto la serie televisiva ma i documentari dell'epoca e i filmati dell'epoca, i giornali e i giornalisti e i telegiornali, anzitutto Rai 1 e Rai 2, si vergognavano di andare a vedere quella roba lì, perché dicevano, oh, ma lì c'è un bambino di 7-8 anni, c'è una mamma che piange, se noi andiamo lì a rompergli le scatole con la truppa, danneggiamo anche i vigili del fuoco, le persone che stanno cercando di salvarlo, non c'era ancora la protezione civile, quel bambino è morto anche per colpa del giornalismo, perché hanno veramente interrotto, danneggiato il servizio d'ordine delle persone che cercavano di salvarlo. E gli intervistatori, i giornalisti dell'epoca, per esempio Piero Badaloni, ancora oggi quando lo intervistano dice: io mi sentivo in colpa a mandarle in onda quelle cose lì. Ve lo immaginate ora, uno che si sente in colpa, è caduto un bambino in un pozzo, ma ci sarebbe la corsa. La corsa anzitutto della TV del pomeriggio, la TV del dolore. Potrei fare dei nomi, ma potete immaginare quali sarebbero questi nomi. Quindi questo è stato un elemento di profonda depravazione giornalistica, ma diciamolo chiaramente, anche dall'altra parte. Perché se c'è quel giornalismo lì, evidentemente dall'altra parte c'è qualcuno che li guarda certi programmi, che guarda certi post e che clicca sotto certi like e sotto certi link. Non c'è niente da fare. Altra cosa che aggiungo, l'11 settembre 2001 è chiaramente una data, è una di quelle date spartiacque.
tutti noi, secondo me, a meno che uno non abbia 18 anni, allora no, ma insomma, se uno aveva almeno 7-8 anni si ricorda benissimo cosa facesse in quel momento, non lo potrà mai dimenticare, ed è stato un momento in cui la vita è cambiata, cioè è cambiata radicalmente. Io mi ricorderò sempre l'immagine che associo immediatamente a quelle ore lì, e torno a citare quello che ho detto sull'Afghanistan, a questi poveri cristi che volavano dall'80° piano, e io mi sono sempre sforzato di immaginare il dramma enorme che deve provare una donna, un uomo, sapendo che l'unica alternativa che ha nei 5, 10, 15 minuti restanti della sua vita sia morire bruciato oppure lanciarsi dal 90° piano. Quella per me è sempre stata l'immagine dell'11 settembre. C'è questa foto straordinaria che ha circolato molto anche stamattina di questo uomo che scende in picchiata, tra l'altro in una posizione innaturale, quasi elegante. Se non ricordo male si chiama The Falling Man, l'uomo cadente, l'uomo che cade. Ecco, quello per me è l'11 settembre, c'è poco da fare. È un momento in cui c'è cambiata radicalmente la vita e c'è cambiata in peggio, ovviamente. Io vorrei parlare dei tuoi libri, però prima di parlare dei tuoi libri, un'altra riflessione. E così chiudiamo questo argomento. Oggi Google ci ricorda, io sinceramente ammetto la mia ignoranza, non la conoscevo, una donna nata nel Medioevo, proprio oggi nella Repubblica di Venezia, naturalizzata francese, Christiane de Pizarre, è riconosciuta come la prima storica, la prima scrittrice e poetessa che abbia vissuto del suo lavoro di intellettuale. E noi sappiamo quanto sia importante l'istruzione e la cultura per la crescita di una società. E quanto pensi che dopo 20 anni, oggi con la ritirata delle truppe americane dall'Afghanistan, sia perso di quel poco che le donne erano riuscite a conquistare, le donne afghane, relativamente alla loro posizione all'interno della società, che erano delle piccole conquiste. Io quello che mi chiedo è: ma li abbiamo solo illusi? Sì, perché quando scappi, e di questo si è trattato, per decisione di Trump, applicata male, ma non poteva fare altro a quel punto, da Biden, è chiaro che di fatto li lasci soli e li hai illusi. Hai fallito 2 volte in Afghanistan, e quella è una sconfitta clamorosa. Gli Stati Uniti sono sempre convinti di poter imporre la loro libertà agli altri, altro tema che spesso toccava Giorgio Gaber, però spesso hanno sbagliato, spesso hanno fallito totalmente. Io mi ricordo Biden, poco dopo l'insediamento, disse: vedrete che non capiterà come capitò col Vietnam. Uguale, assolutamente identico. Fallimento totale. Perché dico 2 volte? Nel primo caso perché non sono riusciti a convincere gli afghani. Perché purtroppo, quando sono tornati i talebani, la maggioranza degli afghani ha esultato. Non hanno esultato coloro che si erano lasciati, la semplifico, occidentalizzare, cioè si erano per fortuna lasciati convincere non che l'Occidente fosse il bene, ma che l'Occidente contemplasse una cosa per loro folle che si chiama democrazia. Ma è stata una minoranza, e probabilmente lì qualcosa non ha funzionato. Non ha funzionato nella veicolazione del messaggio, non ha funzionato neanche a livello militare, perché sono stati 20 anni, siamo stati 20 anni a addestrare lo straordinario esercito afghano. Sempre Biden ci aveva detto 3 mesi fa: vedrete che se succedesse qualcosa noi abbiamo addestrato un esercito. Ha resistito 3 ore questo esercito, anche meno. Appena sono arrivati i talebani sono scappati. Quindi lì il primo fallimento. Il secondo fallimento è che sono fuggiti. Purtroppo quelli che sono l'effetto più devastante a livello democratico riguarda sicuramente le donne. Io non lo so se è successo anche a voi, ma quando leggevo i resoconti, quando leggevo le interviste, non alle donne perché non si possono intervistare quando ci sono i talebani, ma i commenti un po' nascosti di queste povere ragazze giornaliste, non solo giornaliste, che dicevano: io sono qua in casa e aspetto che arrivino, perché tanto so bene che io sono il primo obiettivo dei talebani, perché io sono donna, sono libera, sono emancipata,
non credo nei loro valori e quindi aspetto, ma tanto prima o poi mi beccano. Due giorni fa c'è stato un altro fenomeno virale sui social di una bravissima giornalista Rai che è andata a intervistare, rischiando la vita, perché lì si rischia la vita se si intervistano i talebani, è andata a intervistare uno di questi talebani, questi taliban, è andata lì e ha detto, ma voi che avete intenzione di fare? Questo stava lì fermo senza guardarla in questo modo. E lei insisteva, sì, ma mi risponde? E alla fine poi dandogli proprio del tu, con grande coraggio, perché è una bravissima, credo si chiami Goracci, bravissima giornalista. Esatto. Bravissima, una di quelle colleghe che ti rende orgoglioso di fare il giornalista, lei sì che è brava, lei sì che merita premi. E lei a un certo punto lo guarda dritto in faccia e dice, oh ma mi rispondi, perché non mi guardi in faccia? E lui discosta un attimo lo sguardo, la guarda appena come se guardasse uno scarafaggio, qualcosa di riprovevole, perché non mi è consentito guardare le donne. E il livello è quello, e il livello lì è quello lì. Quindi è ovvio che lì c'è stato un fallimento devastante e la speranza e l'auspicio, che non mi sembra particolarmente corrispondente col reale, è che l'attenzione dell'Occidente non scemi, perché ripeto, se cala sempre di più l'Afghanistan torna all'incubo che era 20-25 anni fa. Aggiungo a margine alla tua riflessione, che meriterebbe molto più tempo, che anche in Italia, mutatis mutandis, per l'amor di Dio, non è che c'è proprio questa emancipazione conquistata, eh? Cioè, io lo vedo in ogni settore, non è che proprio, cioè, e non si tratta soltanto di semplificare con la storiella delle quote rosa, ci sono 3 giornaliste donne conduttrici e 5 uomini, bisogna mettere la quarta donna così siamo 4 pari, non è quello il punto, è un discorso mentale e purtroppo quello scatto mentale non c'è. Io a volte ho preso in giro bonariamente, per esempio, Lilli Gruber, che è una passionaria di questo tema, ma la prendo in giro bonariamente, fa benissimo a fare queste battaglie, perché queste battaglie sull'emancipazione della donna, sulla parificazione dei diritti, e già mi vergogno a dire queste cose nel 2021, ma c'è bisogno che lo dica Scanzi nel 2021, di che stiamo parlando? E invece c'è bisogno, perché siamo indietro e non devono diventare una bandiera politica, ecco, la sinistra ci crede, la destra no, no, deve essere una cosa che deve unire tutti, deve unificare tutti e deve riguardare purtroppo anche ognuno di noi. E perché dico purtroppo? Perché deve riguardare anche il linguaggio, deve riguardare anche la comunicazione, deve riguardare anche il concetto che noi abbiamo della parola. Troppo spesso determinate parole vengono utilizzate come insulto, e se tu utilizzi determinate parole come insulto significa che hai un'idea della donna che in qualche modo è un'idea sbagliata. Quindi c'è parecchio da lavorare, secondo me, anche in Italia. Il più recente libro che hai scritto tratteggia uno dei, in maniera, è tragicomico, ma perché purtroppo è tragicomica la realtà. Tratteggia uno dei periodi più recenti della nostra, della storia del nostro paese e non solo. Però io vorrei tralasciare questo libro, che poi potete trovare dopo per anche eventual, per il firmacopio, ma vorrei parlare un po' di perché io ho guardato un po' la tua bibliografia, hai scritto tantissimo e hai cominciato scrivendo soprattutto di sport e di, più che di sport, di grandi, grandi campioni o grandi personaggi. E a me è rimasto impresso anche per i commenti il libro su Villeneuve, ti chiedevano, perché molti ti chiedono perché siano fuori catalogo, ho letto le recensioni e poiché ce ne stavano anche, perché inizialmente garantisco, ho detto vabbè, avranno fatto una selezione, perché mi sembrava erano tutte, no, ce n'erano anche qualcuno che ti sottolineava che c'erano delle imprecisioni, delle imperfezioni, quindi ho capito che mi potevo fidare. Sì, è vero che vengo dal giornalismo sportivo. Allora, io comincio a fare giornalista nel 97, quando avevo 23 anni, facevo ancora l'università ad Arezzo, anche se l'università era di Siena, però sono di Arezzo e quindi gli ultimi anni li ho fatti ad Arezzo. Parto con la musica, comincio a scrivere per una rivista musicale,
comincio a fare le interviste con la scusa che fosse lavoro, ma in realtà io andavo dal direttore, mi piacerebbe intervistare Gaber, perché? Perché lo volevo conoscere. E ho fatto così con Gaber, con De André, con Guccini, con Dario Fo, con Luttazzi. Musica e satira, era un po' il mondo che mi divertiva di più, a volte letteratura, Saramago, ho conosciuto Saramago che è uno dei maestri, secondo me, della letteratura. Parallelamente comincio a scrivere di sport, perché erano le mie due grandi passioni. Io ripeto, se un giorno andassimo a cena, e non ve lo auguro perché immagino di essere abbastanza noioso a cena, non è che parlo tanto di politica a cena, proprio perché mi diverte parlare di cose che mi fanno battere il cuore. E io parlavo di quelle cose lì con i colleghi, con i compagni di università. Si parlava del disco che era uscito, si parlava della Juve, del Milan, del Napoli. Quindi comincio a scrivere anche di sport. La fortuna volle che ad Arezzo, che non è esattamente il centro del mondo, ma che all'epoca aveva proprio lì nel centro di Arezzo, la casa editrice che era più brava a pubblicare libri che unissero letteratura e sport. Oggi parlare di letteratura e sport, calcio e non solo calcio, è normale, perché per noi lo sport è qualcosa di epico, giustamente. Vi posso garantire che 20-25 anni fa, se facevi una cosa di questo tipo, un ragionamento di questo tipo, ti guardavano storto, soprattutto serie di sinistra, perché ti dicevano: ma lo sport è una cosa di destra, non è una cosa elevata. Grande sciocchezza. C'erano già degli scrittori meravigliosi, pensate a Galeano, pensate a Soriano, ma lo stesso Gabriel García Márquez ha scritto delle bellissime pagine sullo sport, tanti altri, Jorge Amado, potrei fare una lunga lista. Lì, per fortuna, proprio perché era di Arezzo, l'editore di questa casa editrice che si chiamava Limine, che purtroppo non c'è più, come non c'è più quell'editore perché se n'è andato troppo presto, mi dissero: ti va di collaborare con noi. E si è aperta un'altra breccia, perché il mio primo libro non è Il piccolo aviatore dedicato a Gilles Villeneuve, o meglio, lo è il primo libro firmato da me e basta, quindi sì, ed è il 2002. Ma io l'anno prima avevo scritto l'autobiografia, quella proprio vera, quella tradotta in tutto il mondo, di Roberto Baggio. Quindi se voi, no, lo so che sei preparatissima, non preparata, preparatissima, è uscito qualche mese fa il film dedicato a Roberto Baggio. Anche quel film è tratto in parte da quel libro lì, che si chiama Una porta nel cielo. E fu un bel esordio, perché sai, 27 anni, scrivi il libro sul calciatore più amato in quel momento e non solo in quel momento, e da lì poi sono arrivati altri libri. Io ho sempre amato dello sport, e il libro su Gilles Villeneuve lo dimostra, credo, al di là di qualche imprecisione che c'è, ma perché io non sono mai stato un tecnico di Formula 1, quindi giustamente quelli che leggono proprio andando a cercare il dettaglio mi dicono: sì, però quel passaggio sui pistoni della Ferrari dell'80 è sbagliato. Sì, è sbagliato perché non ci capisco niente, è vero, ma infatti è un libro sull'uomo Villeneuve, non sul tecnico pilota Villeneuve. Ma appunto, proprio perché ho debuttato su Villeneuve, poi ho scritto libri o spettacoli teatrali su certi personaggi, a me sono sempre piaciuti personaggi sportivi e non solo sportivi frastagliati, un po' indeboliti, un po' fragili. De André li chiamava gli amici fragili. Ecco, quelli che hanno un grande talento, che hanno una grande propensione epica, ma che ogni tanto sbagliano, che ogni tanto inciampano, che ogni tanto fanno qualche errore. Mettiamoci, proprio andiamo dritti sul presente e sul contemporaneo. Cristiano Ronaldo è un grandissimo giocatore, è ovvio. Forse lo è anche troppo, perché non ha delle crepe, è una macchina. È un cyborg straordinario, fortissimo, magari ce l'avessi nella squadra per cui tifo, purtroppo per me, cioè il Milan, perché almeno segnerebbe, ma io non credo che comprerei la maglia di Ronaldo se ce l'avessi al Milan. Mentre l'ho comprata di giocatori che erano un po' più fragili anche a livello mentale. Penso a Van Basten e non solo a lui. La bellezza di Maradona era anche insita nella sua debolezza umana, non umana nel senso che era una brutta persona, era una persona meravigliosa, soprattutto se era un tuo amico, una persona che avrebbe dato la vita per gli amici, ma era sicuramente un animo fragile, infatti è morto purtroppo anche per quello. A me piacciono coloro che sono un po' appunto frastagliati. Pensate a Muhammad Ali, un pilota, un pugile così straordinario ma anche così folle da amare così tanto il suo sport, al punto tale che anche quando si rese conto che stava arrivando alla malattia non riuscì a fermarsi, perché amava troppo, non c'era niente da fare. Lo diceva anche Oscar Wilde. Wilde diceva: cerca di essere così bravo da smettere di amare quello che ami troppo, perché se lo ami troppo rischia di ucciderti. Esattamente quello che è successo a tanti grandi campioni. Penso a Muhammad Ali, penso a Marco Pantani, penso a George Best, penso a Gigi Meroni, penso a Garrincha. Penso a tanti personaggi che ho raccontato anche a teatro, in uno spettacolo che si intitolava Eroi. Ecco, per me gli eroi sono questi qua.
sono quelli nello sport che hanno il coraggio di essere fino in fondo se stessi, che magari vincono un po' meno degli altri, perché Villeneuve non ha vinto nulla rispetto a Ronaldo, rispetto a Schumacher, rispetto a Prost, ma io non ne conosco nessuno al mondo che preferisce Prost a Villeneuve. Certo che ha vinto di più Prost, ma chi se lo ricorderà fra 200 anni Prost? Probabilmente in Francia sì, Villeneuve se lo ricorderanno tutti. Per i ferraristi ancora oggi è uno dei più amati, perché? Perché lo vedevi e incarnava esattamente l'idea indomita, impavida del pilota che non ha paura di nulla, pure troppo, non va preso a esempio, per l'amor di Dio, c'è morto di quella troppa passione, però faceva sognare, però ha amato così tanto il sogno da sacrificare se stesso per il sogno, e questo è terrificante, però quando racconti personaggi hai bisogno di grandi passioni, hai bisogno di grandi fiammate, hai bisogno di grandi personaggi. E quella è una cosa che mi è rimasta. Poi ho cambiato argomenti, ho cambiato settori, però perché la mia penna in qualche modo funzioni, a parte la satira politica, che è un altro sport, ma perché la mia penna funzioni bisogna che mi faccia battere il cuore. E Villeneuve mi faceva battere il cuore, quindi quando mi fai battere il cuore di solito qualche articolo decente lo tiro giù. E quindi... anche il vino è una tua grande passione, visto che hai scritto anche due libri di successo che riguardano questo argomento. Ebbene sì, io non so in quanti lo sanno, e ben inteso si sta benissimo anche senza saperlo, però sì, un'altra cosa che ho fatto 15 anni fa è stato scrivere un libro sul vino, che è stato il mio primo successo letterario. Letterario è una parola impegnativa, diciamo il mio primo libro di successo. Al punto tale che ancora oggi lo si trova in catalogo come Oscar Mondadori. Si chiama Elogio dell'invecchiamento, io lo scrissi nel 2007. Allora, calcolate che, per quanto possa essere interessante o meno, la mia vita giornalistica cambia più o meno 3 volte a livello di numeri. La prima volta cambia nel 2008, e quindi il libro l'ho scritto prima, quello sul vino. Perché 2008? Perché nel 2008 Mondadori mi chiede di fare un libro su Beppe Grillo, e non il Movimento 5 Stelle perché non c'era ancora, ma sui Vaffadei che stava organizzando Beppe Grillo, perché di fatto nessuno ne sapeva nulla e io in qualche modo c'ero andato a vederlo quel mondo lì, ero andato a Bologna, ero andato poi al secondo Vaffadei a Torino, c'ero andato da giornalista perché seguivo quel mondo lì, seguivo cioè Grillo artista nei palazzetti, avevo capito che stava captando qualcosa, stava fiutando l'aria come un rabdomante e stava rendendosi conto che stava succedendo qualcosa. Molti miei colleghi dormirono completamente, io c'ero, Travaglio c'era, Gomez c'era, e infatti noi siamo ancora qui, qualcun altro un po' meno. Allora, primo step, perché 2008? Perché il libro andò malissimo, quello su Grillo, però la gente comincia a chiamarmi in televisione. Mi ricordo, mi chiamo Cad Lerner, Enrico Mentana, perché? Perché non c'era nessuno che interpretasse il ruolo non del grillino, parola che poi è stata affibbiata a me come a Travaglio, per carità, va bene, ognuno mi definisca come vuole, chi se ne frega, ma perché in qualche modo nessuno sapeva di cosa parlare. Si parlava di Grillo e tutti, boh, io me lo ricordo a Sanremo, io me lo ricordo prima, quando faceva le battute negli anni 70. E allora chiamavano me, se ancora trovate qualche registrazione straordinaria, perché sotto, io lavoravo ancora alla Stampa, il Fatto Quotidiano neanche era nato, e sotto c'era scritto Andrea Scanzi e nel sottopancia grillologo. Cioè io ero laureato in grillologia, prese in giro, mi ricordo la mia moglie, i miei compagni, amici, mi hanno preso in giro, la mia famiglia, ti abbiamo fatto studiare per farti diventare grillologo, che culo proprio. Quindi primo step, e divento in piccolo un personaggio televisivo. Poi cade tutto, poi ti rispondo sul vino, poi cade tutto perché, proprio perché stava avendo un po' di successo come volto televisivo politico, il direttore di allora della Stampa, Mario Calabresi, a cui non stavo simpaticissimo, mi dirotta per 2 anni a parlare di moto. Quindi nel 2009, 2010 e 2011 quasi tutto, quindi 2 anni e mezzo, seguo Valentino Rossi, il compianto Marco Simoncelli, in tutto il mondo. E allora scompaio dalla televisione, scompaio dalla politica. Chi mi leggeva? Tra l'altro erano anni in cui Rossi le perdeva tutte perché passa la Ducati, una sfiga di anni. Mi sono divertita a livello umano, però a livello proprio motociclistico fu un disastro per l'Italia. Nel 2011, fine anno, seconda svolta, succede una cosa
per cui non ringrazierò mai abbastanza sia Travaglio sia Padellaro, e cioè Travaglio e Padellaro, che già lo avevano fatto 2 anni prima quando nasce il Fatto Quotidiano, bussano di nuovo alla mia porta e mi dicono: Andrea, secondo noi sei un po' sprecato alla stampa perché fai sti fondini sullo sport, a pagina 48 non ti legge nessuno, sei sicuro che non puoi venire da noi? Te l'abbiamo già chiesto 2 anni fa. E io, dopo la bischerata di 2 anni prima, dico: vengo. E devo dire che lì mi cambia la vita, perché lì comincia a chiamarmi chiunque, prima Piroso, poi la Gruber, prima ancora Geppi Cucciari, e lì divento un volto anzitutto di La 7, poi di Rai 3, Mediaset un po' meno, ma qualche volta sono andata anche lì, poi ho smesso per motivi contrattuali, non di censura, non mi ha mai censurato nessuno a Mediaset, sono io che, avendo altri contratti, non vado in Mediaset. Ora magari anche per scelta etica, ma insomma non c'è nessuna censura, al momento non l'ho mai ricevuta, se non ogni tanto per vicende abbastanza folli, neanche troppo lontane nel tempo. La terza svolta c'è stata l'anno scorso durante la pandemia. Io, mentre sono entrato in questo splendido luogo, ho incontrato almeno 5 persone che mi hanno detto: mi hai fatto compagnia durante il lockdown. Io facevo le dirette alle 7 di pomeriggio durante il lockdown del 2020, 10.000 persone live, 20.000, 40.000, 80.000, 100.000, la pagina Facebook da 500.000 diventa 2.100.000, ed è chiaro che cambia tutto, sono numeri che nei giornalisti italiani non li fa nessuno sui social, con anche effetti negativi incredibili, perché tutti i colleghi, non tutti, molti rosicano, e appena io inciampo, sembro inciampare, mi passano sopra col carro armato: hai visto Scanzi, ha sbagliato, giù tutti a picchiarmi, fa parte del gioco. Queste sono le tre svolte. Perché ho fatto questa lunga digressione? Perché invece il libro sul vino del 2007 nasce quando proprio non mi conosceva nessuno. E un bravissimo giornalista, qualcuno se lo ricorderà, non era solo giornalista, era un intellettuale, Edmondo Berselli, grande firma della Repubblica, dell'Espresso, del Mulino, uomo di una bellezza, di un nitore morale, di una eleganza, di un talento strepitoso, una di quelle firme eclettiche come piacciono a me, che passava dalla musica allo sport, alla politica, lui, Gianni Mura, a me piacciono quelle persone lì, tantissimo. Ecco, Edmondo Berselli mi disse durante un pranzo a Modena, lui era di Modena: Andrea, sei arrivata alla stampa, stai crescendo un po', serve un libro, dai, dimmi che stai facendo. Poi mi prendeva sempre in giro, mi riteneva giustamente un cazzone: ma che fai, come ti vesti, sei un coglione, okay, grazie Eddie, che stai facendo adesso? E io dissi, me lo ricordo come fosse ora, stavamo bevendo un bicchiere di Lambrusco, gli dico: guarda Eddie, che sto facendo? Domani c'ho il corso di sommelier, c'ho la 7ª lezione. E lui si illuminò, fermo lì: corso da sommelier, l'hai letto il libro della Clerici? E io dico: no, il libro della Clerici no. E lui mi disse: neanch'io, però guarda quanto vende, la Clerici fa dei libri sulla cucina e fa dei libri, lo cito testualmente ma lo disse con affetto, fa dei libri da cretina ben informata, cioè da non esperta, che magari neanche sa cucinare, però proprio per questo, perché non è esperta, il pubblico la compra, perché dice: se sa cucinare lei, che è una come me, allora mi dà dei bei consigli. Tu devi fare la stessa cosa sul vino, non fare il fenomeno che sa tutto, i sentori olfattivi, non ce ne frega niente a nessuno, dici come si diventa sommelier e cos'è per te il vino. Io lo feci, la sera stessa tornai a casa, scrissi di getto l'indice alle 11 di sera, dopo aver bevuto secondo me anche troppo, perché per me è un indice che è nato anche sotto gli effetti alcolici, quindi non imitatemi, lo mandai a mezzanotte via mail questo indice, la mattina dopo Mondadori mi disse: facciamo questo libro, ti mettiamo sotto contratto. E quel libro devo dire che è stato molto fortunato. C'è qualche mio libro che è invecchiato malino, perché lo stesso libro su Grillo è del 2008, se lo rileggi ora è interessante, però forse finisce lì. Quel libro, Elogio dell'invecchiamento, dedicato al vino, devo dire che è nato in un momento storico in cui probabilmente ero felice, probabilmente ero sereno, è invecchiato bene, infatti ha venduto tanto. E qui lo sai che sei in un territorio che è particolarmente famoso anche per il vino. Ah, lo so bene. Io infatti poi ci divertiamo a cena, voglio sperare mi fate bere un po', spero. No, ci hai pensato un po'? Okay. Allora, io prima di lasciarti al firmacopie vorrei però farti un'ultimissima domanda e poi leggere giusto qualche riga del tuo libro, perché così facciamo anche gli auguri ad un'altra grandissima donna che ieri ha compiuto gli anni. Allora, prima, riprendendo il tuo carissimo Gaber, sì. C'è una fine per tutto
e non è detto che sia sempre la morte. Hai beccato la frase con cui concludo il mio spettacolo. È una frase tratta, quella che hai letto, da un monologo che si chiama Il suicidio. E Gaber alla fine si diverte, lo faceva letteralmente, si divertiva a immaginare una lista di personaggi in quel momento in vita che si suicidavano in maniera coerente con la loro vita. E questa cosa era molto divertente, era molto buffa. Alla fine c'era questa frase che lui un po' ha preso da Selina, a dire il vero, e a me è sempre piaciuta molto, e la uso a fine spettacolo perché dimostra molto lo slancio in avanti che ha sempre avuto Gaber. Gaber passa per pessimista, nichilista, disfattista, lo è stato, era molto duro. È duro ascoltare Gaber, leggere Gaber, perché non ti sconta niente, e secondo me ha ragione. Però c'è sempre questo slancio in avanti, questa utopia che è percepibile, questa intenzione del volo, come chiama lui. E a me piace, sia chiudere lo spettacolo in quel modo, ma in generale cerco sempre di lasciarla un po' l'intenzione del volo in quello che scrivo e in quello che faccio a teatro, nei libri. Poi sai, quella frase lì, c'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte, io cerco sempre di farla mia, perché prima o poi nelle interviste mi domandano qual è la cosa che mi fa più paura, e io sono dannatamente banale. Perché rispondo che esattamente quello che mi fa paura è proprio quella roba lì, cioè la morte. È un periodo in cui io leggo molto Franco Battiato, leggo letteralmente, sì, lo ascolto ma anche lo leggo. Mi affascina molto Franco Battiato per mille motivi. Qualche settimana fa con la mia compagna siamo anche stati proprio a visitare il luogo dove riposa, su autorizzazione del fratello, perché è un luogo protetto, c'è la chiave, quindi ce l'hanno aperta loro, ed è stato molto emozionante, l'ho sempre amato tanto Battiato. Poi qualche disco mi è piaciuto meno, ma per me era un gigante. Ecco, io leggo molto Battiato perché lui aveva un rapporto molto sereno con la morte. Ha studiato tanto, studiava la reincarnazione, la spiritualità, il misticismo. Mi piace molto leggerlo, credo che mi faccia anche bene. Secondo me Battiato è uno di quelle menti in qualche modo elevate che ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto. Ha varcato qualche confine, lo capisci da certe canzoni. Non puoi scrivere certe canzoni di getto se non hai visto qualcosa che noi umani normali non abbiamo visto. Era oltre. E quindi mi piace la sua serenità che ha avuto anche negli ultimi anni, come mi hanno detto i familiari. Questa è una cosa che mi piace molto. Ma ci tengo a dirlo perché io passo per narciso, lo sono abbastanza anche se meno di quanto dico in TV e nei social. Passo anche per egoista, non è vero, spero di non esserlo quanto crede la gente, non credo di esserlo, ma quando dico paura della morte io mi riferisco alla paura delle persone che ho attorno. Questa è la grande paura che io ho. È qualcosa che mi attanaglia il giusto, la paura del tempo che passa, i genitori che li vedi comunque che fatalmente invecchiano, il mondo circostante che lentamente se ne va, questo mi fa molta paura. E credo che uno dei motivi per cui io sono fissato quando scrivo, quando faccio teatro, con lo scorrere del tempo sia esattamente questo: togliere dalla dimenticanza le persone che se ne sono andate o che noi rischiamo di dimenticare. Tu prima mi hai citato la parola eroi e noi l'abbiamo applicata allo sport. Bellissimo. Gli eroi però, mi viene da dire ancora più eroi, sono quelli che hanno varcato il confine sportivo. Allora io quando per esempio a teatro 5-6 anni fa raccontavo gli anni 90, gli anni 0 e quindi raccontavo molto il 1992, io mi rendevo conto che tanti ragazzi, tanti giovani, ventenni o meno, perché a teatro per fortuna ci vengono anche dei minorenni, bontà loro, non sapevano nulla per esempio di Antonino Caponnetto. Antonino Caponnetto è stato quello che ha fatto il pool antimafia, cioè è stato quello che ha tenuto insieme, ha messo insieme Falcone e Borsellino. C'era già il pool antimafia, perché l'intuizione non fu proprio di Caponnetto, ma è Caponnetto che dice mettiamoli insieme quei due lì, vedrai che capolavoro faranno insieme. La squadra la fa lui, l'allenatore era lui. Allora io quando raccontavo queste cose vedevo le persone che dicevano, i giovani soprattutto, che dicevano ma boh, chi era questo qua? E si illuminavano perché si rendevano conto che in questo paese abbiamo avuto delle figure straordinarie. Allora provate ad applicare questo concetto a tutti i campi della vita. Quindi pensate quanto ci sia bisogno, per esempio, di raccontare a persone che non l'hanno vissuto appieno, appunto, Gilles Villeneuve, Giorgio Gaber, Fabrizio De André. Lasciate stare che voi magari siete miei coetanei o avete anche qualche anno in più e per voi, vabbè, De André, dai, lo sappiamo tutti chi è. Eh no, un ventenne non sa niente. Allora io credo, applicando in positivo quella frase di Gaber, c'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte, e applicando in positivo anche la mia paura del tempo che passa, anzitutto sulle persone a cui voglio bene, che se io riesco a rovesciare questa frase posso utilizzare questo microfono e questa forza che ho sui social
E tutto sommato in TV e tutto sommato nel mondo reale, anche in che modo? Nel fermare il tempo, cioè nel togliere dalla dimenticanza quelle figure straordinarie che noi a tutti i costi non dobbiamo dimenticare. E questo mi sembra una cosa bellissima per chi fa il lavoro che faccio io. Dedicandola a Liliana. Il giorno prima del voto, Liliana Segre dichiara a Gad Lerner sul Fatto Quotidiano che andrà a votare al Senato in qualità di senatrice a vita. Usa parole bellissime. Sono indignata dai politici che pensano al particolare. Anche se i medici me lo sconsigliano, andrò a Roma a votare la fiducia al governo Conte. Che donna straordinaria. E che povera patria, schiacciata dagli abusi del potere di gente infame che non sa cos'è il pudore. Grazie. Io vorrei ricordarvi che il 25, che è sabato 25 settembre, tu sarai a Napoli con uno spettacolo. Prego. Sì, fra due settimane farò un tour, l'inizio di un tour teatrale di satira politica. Lo spettacolo si chiama I Casi Matteo ed è una riflessione satirica sulla politica attuale. Potete immaginare chi siano i due Matteo, credo che ci si arrivi facilmente. E sabato sarò a Napoli, quindi se vi va di fare un piccolo viaggio, sabato sono all'ex area Bagnoli. Grazie a tutti voi e se volete ci vediamo qua per il firmacopie. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie mille. Grazie.